proprio dal Monferrato proviene un appello forte, quello di riuscire a veicolare, a valorizzare quanto di meglio offre questa terra. Una terra che per molti non è abbastanza conosciuta, una terra che offre davvero degli ottimi prodotti, come questi rossi soprattutto, anche bianchi, ma diciamo è una terra vocata alla bacca rossa. Una storia di famiglia la sua, in oltre 60 anni oramai, iniziata con suo padre e che prosegue grazie anche alla sua opera. Su che cosa si basa, su quale sapienza e su quale tipo di tipologia di prodotto? Quello che ci ha trasmesso già mio nonno, trasmesso poi a mio padre, quindi trasmesso a noi, è proprio di coltivare proprio l'uva al meglio possibile per poi avere un vino veramente eccezionale come lo è il Grignolino e il Barbera del nostro territorio. Vitigni autoctoni del territorio, Grignolino, abbiamo la Barbera come la chiamate poi qui sul territorio, e poi cos'è, su che cosa puntate davvero e su che cosa è anche nota la storia di questo territorio? Ma diciamo che principalmente nasce proprio dal, come territorio proprio del Grignolino, poi della Barbera, che la si può trovare in diverse tipologie, e poi ci sono altri vitigni sempre comunque autoctoni del Piemonte, che sono il Freise, che è un altro bellissimo vitigno, che anche lui è un vitigno autoctono però poco conosciuto, e quindi si punta veramente alla qualità. Che uvaggio è il Freise? Freise è proprio uvaggio, è il Freise, e il vitigno è il principe, diciamo, il Freise classico piemontese del Freise. Il Piemonte è noto anche per i suoi grandi rossi, no? Barolo, Barbaresco e insieme la Barbera, come lo chiamate qui. Vi sono delle caratteristiche diverse da territorio a territorio, anche confinante? Beh, diciamo che le caratteristiche qui da noi, diciamo che come territorio ci assomigliamo molto, sia come tipologia di terreno, adesso parlando proprio nella nostra zona. Diciamo che le sfumature sono soprattutto date dal terreno, che qui da noi i vini vengono, si sente molto la mineralità del terreno, quindi viene trasmessa al vino, diciamo, poi hanno una struttura molto notevole che comunque negli anni si sviluppa il vino ed è veramente eccezionale. Una delle signore della grappa, per meglio dire una signora del vino, che però gestisce e cura ormai da vari anni anche un museo, un'antica distilleria che è anche un museo della grappa, nata oltre 100 anni fa. Esatto, esattamente 166 anni fa, ad opera del trisnonno di mio marito Filippo Mazzetti ad Altavilla Monferrato. È un'azienda che ha attraversato non solo la prima guerra d'indipendenza, la seconda, l'unità d'Italia, la terza guerra d'indipendenza, la prima guerra mondiale, la seconda sino ai giorni nostri. Speriamo siano finite le guerre, nel frattempo si guardi... C'è la crisi. C'è la crisi, è vero. Però visto che abbiamo superato nel tempo tanti cicli diversi, penso economicamente anche più disastrati dell'attuale, penso che ci sia la volontà e la forza per superare il periodo odierno. Noi abbiamo ancorato alla produzione di grappa anche un museo che testimonia la, diciamo così, il percorso nel corso di appunto tre secoli, e l'anno scorso in occasione del 150° dell'Unità d'Italia siamo stati premiati a Roma fra le 150 imprese che hanno preceduto l'Unità d'Italia. È stata una cosa molto gratificante. Grande suggestione, immagino. Esatto. Ma quando parliamo di grappa noi si pensa spesse volte al Trentino, le signore del Trentino, le donne del Trentino. Cosa caratterizza invece la vostra piemontese? La grappa, diciamo che Trentino e Piemonte sono le due regioni che sono da sempre più vocate alla produzione di grappa. La nostra è caratterizzata più da grappa proveniente da vinacce di uvero a bacca rossa, mentre invece le trentine forse sono più per quelle a bacca bianca. La grappa piemontese, soprattutto almeno quella che facciamo noi, così come altri produttori di antica data, sono grappe piuttosto più morbide,
noi personalmente la invecchiamo tutta, dalla prima all'ultima bottiglia delle nostre produzioni sono tutte invecchiate in diverse tipologie di legno, e questa è una caratteristica proprio per differenziarci da quello che è l'uso della grappa normale e riservarle invece alle occasioni più importanti. Occasioni che possono vedere anche le donne protagoniste. Una volta, quando si beveva grappa, si pensava solo all'alpino e a quel suono gutturale dopo una buona e sana bevuta. Invece la grappa è donna. La grappa è anche donna. La grappa è soprattutto un piacere che va riservato a brevi degustazioni nelle occasioni giuste e con le persone giuste. E allora non solo si ha un piacere al palato, ma si ha anche una serie di sensazioni che non possono che far bene. Si può sedurre con la grappa, quindi? Beh, questo non lo so. Penso che la grappa aiuti anche le occasioni più piacevoli, questo indubbiamente. Questo è un barattolo di ragù di lumache, dietro di me ve ne sono altre tipologie con aglio, olio e poi anche con altri odori e vino bianco naturalmente. Ma la storia di Fabrizio è una storia di un ritorno alla terra. Perché questo? Perché lei faceva l'informatico e poi invece ha abbracciato questa passione che da hobby sta diventando una vera e propria professione e mestiere. Ci sta diventando, nel senso che 7 anni fa ho cominciato a levare lumache e solo un paio d'anni fa mi è venuto in mente di, oltre che venderle, diciamo, vive, cominciare a cucinarle, visto che la mia grande passione è la cucina, e ho cominciato a inventare qualche ricetta tipo ragù di lumache, che è una cosa unica che non si trova in Italia, la zuppetta di lumache con i funghi, e poi una ricetta più tradizionale che sono le lumache al verde che vengono utilizzate qua in Piemonte per mangiare con la polenta, che è un piatto tipico. Quindi si rifà anche a una tradizione del territorio, a una cucina di questa terra che esprimeva anche proprio le lumache come alimento. E non è solo un cibo che è forse più noto nell'esco, le escargot francesi, ma è un cibo anche che affonda le radici proprio nel Piemonte. Che quantitativo riesce a produrre annualmente? Sì, per il momento ho un piccolo allevamento, sono 2500 metri quadri, sono sui 400 kg all'anno. 400 kg all'anno che riesce a smaltire interamente, e dov'è che vende e distribuisce questi prodotti così conservieri? Vendo direttamente, vendo attraverso quindi vendita diretta a consumatore privato finale, e ho qualche punto vendita, diciamo, in provincia di Alessandria che prende i miei prodotti, sono botteghe di campagna amica, rosticcerie, gastronomie, negozi che vogliono qualificarsi con un prodotto un po' particolare. Qual è la risposta anche? Poi i giovani conoscono le lumache, il consumo delle stesse? I giovani le conoscono in Piemonte per tradizione, perché la lumaca è un piatto tipico piemontese, e molto spesso si avvicinano con curiosità, alcuni si avvicinano con un po' di diffidenza, però diciamo che chi ha il coraggio di provarle spesso ritorna perché è molto ben impressionato questo alimento. Cos'è che vi manca per riuscire anche ad uscire un po' dai confini regionali e far conoscere questi prodotti anche all'estero? Forse il fatto che in Piemonte siamo abituati a essere dei battitori liberi, soli, e vediamo con un po' di sospetto tutte le diciamo, iniziative consortili e quant'altro. Se invece ci presentassimo come, invece che io personalmente, come un consorzio, come un marchio, qualche cosa di un po' più grande, forse riusciremmo a uscire da questi confini. Un marchio di qualità, quindi l'appello che potrebbe uscire fuori da questo incontro dedicato all'agroalimentare e dei prodotti locali per rilanciare questo territorio. Beh, visto che si parla spesso di Monferrato, perché no? Monferrato DOC. Esatto. Grazie. Farro, farine, riso, polenta. Quanto di meglio offre la terra? Ed è questo un processo di trasformazione che lungo 2 generazioni va concretizzandosi alla ricerca di nuovi mercati. Trasformare il prodotto e quindi passare anche a un nuovo tipo di commercializzazione è un'impresa, è anche una grande sfida, però pare che siate riusciti in questo intento. Sicuramente è una grande impresa, una grande sfida, soprattutto in questi periodi di crisi, di magra, diciamo così, però è una cosa che ci ha dato molta soddisfazione, ci dà molta soddisfazione, e speriamo di poter
implementare, ampliare ed aumentare i nostri contatti. Esattamente, la vostra attività si concentra nella produzione di riso, nella produzione anche di farro, di legumace. Quali sono però le difficoltà che incontrate e che cosa avete bisogno anche attraverso queste manifestazioni per fare sistema insieme e anche esportare i prodotti? Beh, la difficoltà principale è quella di trovare nuovi sbocchi di mercato, ovviamente, in un momento che è tutto saturo, c'è di tutto soprattutto. Affrontare i nuovi mercati, malgrado la congiuntura sfavorevole, le difficoltà presenti e soprattutto anche cercare di valorizzare il prodotto cercando di fare sistema, creando consorzi, marchi di qualità. Voi avete una storia ormai di due generazioni. Che vita è questa di un'azienda agricola che cerca anche di realizzare un sogno e trasformarsi? Certo, è un sogno, come vi ho detto prima, ed è proprio questa la difficoltà, quella di trovare nuovi sbocchi commerciali, la difficoltà di trovare unità nei consorzi, nei consorziarsi con altre aziende per avere più forza negli sbocchi di mercato, trovare punti vendita non fuori, all'esterno della nostra regione, anche sbocchi fuori dall'Italia, all'estero, dove forse questo tipo di prodotti, di qualità ovviamente, è ancora più ricercato e più risentito. Stiamo parlando di riso Carnaroli, ma di farro, di orzo perlato. Quali sono, per esempio, negli ultimi anni i prodotti che hanno segnato un incremento maggiore, anche un interesse da parte del consumatore? Ma il farro è un prodotto, soprattutto qua in Piemonte, era una coltivazione che non era molto nota, in quanto è un prodotto più toscano, di centro Italia, e lo stiamo riscoprendo proprio perché è un prodotto molto valido, molto buono, molto versatile. Infatti col farro, oltre alle zuppe note come risaputo da tutti, si possono fare anche piatti come i risotti, che noi chiamiamo i farrotti, come abbiamo fatto. Noi ricordiamo per esempio un rombo chiodato con una zuppa di cicerchia, che è uno dei prodotti che abbiamo assaggiato recentemente in altri luoghi, però sempre tra un'associazione tra legumi e proteine. Certamente, certamente. Il farro è molto versatile ed è un prodotto che va benissimo in tutte le stagioni, direi, sia in inverno come zuppa, sia in estate come intesa come insalate fresche. Piemonte vuol dire anche vercelli, vuol dire anche riso. Certamente, Vercelli, Novara, anche Alessandria comunque è una provincia molto importante nella coltivazione del riso, infatti si sta estendendo rapidamente la coltivazione di riso. Noi coltiviamo soprattutto Carnaroli, un po' di Baldo e Arborio, ma soprattutto il Carnaroli, che è il nostro prodotto principale, anche perché facendo la trasformazione è il prodotto che è più richiesto ed è quello più apprezzato. Può essere utile anche un esperimento come quello di Italy, dove per esempio a Roma ha catalizzato l'attenzione di migliaia e migliaia di persone, ma anche all'estero, negli Stati Uniti, Giappone. Italy è secondo me un miraggio, ambitissimo sarebbe. Mi auspicherei la possibilità di poter essere di poter avere l'opportunità di presentare almeno i nostri prodotti, e sicuramente sarebbe una cosa gradita e ambitissima, direi.